Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 29 ottobre l'Assemblea ha approvato all'unanimità il piano triennale di istruzione. La principale novità è l'apertura alla collaborazione dei privati con i quali si potranno assicurare i necessari interventi di costruzione e ristrutturazione degli edifici scolastici. Gianna Pentenero, Partito Democratico. Abbiamo messo in evidenza come sia necessario rendere meno rigidi alcuni aspetti. Certamente è necessaria un'integrazione con il sistema scolastico e quindi anche con le scuole paritarie, ma non deve essere un atteggiamento rigido nei confronti degli enti locali e soprattutto questo attiene alle realtà minori della nostra regione. Antonello Angeleri, Lega Nord. Trovo quantomeno curioso il comportamento della sinistra che vuole togliere democrazia all'area, se vogliamo, del mondo cattolico che riguarda la scuola. Questo è un modo per avere due facce, da una parte sempre la disponibilità a chiedere consensi, dall'altra invece si chiude completamente la porta. Approvato anche il piano di dimensionamento delle autonomie scolastiche che stabilisce tra l'altro la creazione del liceo sportivo, nuovo indirizzo scolastico dello scientifico, da attivare in 8 sedi ancora da individuare. In apertura della seduta del 29 ottobre l'Assemblea aveva ricordato con un minuto di silenzio l'ex consigliere comunale di Torino Alberto Musì, deceduto dopo un lungo periodo di coma a seguito dell'attentato del 21 marzo dell'anno scorso. Il Consiglio regionale aveva aderito al lutto cittadino esponendo la bandiera mezz'asta. Lo sport europeo sotto il nazismo, dai Giochi Olimpici di Berlino ai Giochi Olimpici di Londra 1936-1948, è il titolo della mostra che si inaugura mercoledì 6 novembre al Museo Diffuso della Resistenza di Corso Valdocco a Torino. La rassegna racconta diversi aspetti della storia dello sport nell'Europa degli anni 30 e 40. L'iniziativa è realizzata dal Memorial della Shoah di Parigi ed è promossa anche dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. La 30ª edizione del concorso scolastico bandito dalla Consulta europea quest'anno è dedicato all'anniversario della Prima Guerra Mondiale, alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 e all'anno della conciliazione. Il termine per la presentazione dei temi e del video scade il 20 gennaio 2014. Fabrizio Comba, vicepresidente Consiglio regionale. Vede quest'anno un format decisamente diverso, allargato non solamente nel titolo, ma anche nel contenuto vero e proprio, in quanto che si tratterà non solo più della parte riguardante il tema, ma anche un contenuto di carattere multimediale. Di diritto e di rovescio, la rassegna annuale proposta dalla Consulta femminile regionale torna con tre film italiani il martedì alle 21 al Cinema Romano di Torino. Le proiezioni sono inviti da ritirare alla IACE in Galleria Subalpina 30. I tre film sono Il mio domani, proiettato il 5 novembre, Il primo incarico, il 12, e Viaggio sola, il 26 novembre. Ed è tutto dal Consiglio regionale, appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.